Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il direttore dell'unità operativa complessa di salute mentale 7 dell'ASL Salerno, Antonio Zarrillo, hanno firmato questa mattina a Palazzo Città il nuovo protocollo d'intesa per le procedure di intervento riguardanti l'effettuazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori. L'intesa per il nuovo protocollo ha l'obiettivo di analizzare le condizioni per l'attivazione dei provvedimenti di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio alle persone con malattia mentale, specificare e definire le funzioni e compiti dei diversi referenti istituzionali, delineare un modello operativo per la corretta e omogenea esecuzione delle procedure su tutto il territorio comunale e definire le condizioni che non richiedono l'attivazione dei provvedimenti di accertamento e trattamento sanitario, bensì altri presidi e modalità operative. Protocollo innovativo che pone Salerno come comune e Salerno comunità operativa di salute mentale all'avanguardia. È un protocollo che innova e contiene. Innova quelle che sono le interpretazioni e le applicazioni delle normative nazionali che esistono da oltre 40 anni, della legge Masaglia e della legge 180, e contiene quelle che sono le angosce dei pazienti e le angosce degli operatori, uniformando le buone prassi. Quindi mira alla uniformazione delle prassi nella linea dell'integrazione tra le competenze, che è l'elemento centrale per tutte le procedure di tipo di polizia amministrativa, quali quelle attuali e che hanno una compresenza del personale sanitario estremamente rilevante. All'atto pratico cosa è cambiato? In concreto è che è cambiato che viene normata l'integrazione tra i compiti della polizia municipale e i compiti del Servizio Sanitario Nazionale. All'atto pratico è messo nero su bianco quali sono i casi di stretta competenza psichiatrica e i casi bisognevoli di trattamento sanitario obbligatorio e quelli in cui il TSO può essere evitato ricorrendo allo stato di necessità. All'atto pratico è normata tutta la vicenda, recepita e normata tutta la vicenda relativa agli interventi senza consenso sui minori, un altro elemento estremamente critico visti gli esordi precoci anche per le sostanze stupefacenti e l'alcol che noi viviamo in questi anni. È cambiato questo, è cambiato la certezza dell'intervento nel rispetto della legge.